Massimo Persotti, mister Salvalingua. Ciao Massimo. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Buongiorno Max. Allora, siamo curiosi naturalmente, il menu della settimana? L'avvocato Vasselli ha un po' anticipato, o meglio, ci ha aiutato a introdurre il tema di oggi, perché le parole forti, le parole ostili in politica ci sono sempre state. E allora, tanto per renderci un po' conto, sentite che abbiamo ripescato in questa breve nota audio. Ma lei si era accorto che pagava troppo poco rispetto al mercato? Io pagavo ciò che è previsto dalla legge. Ah, vabbè. Non pagavo troppo poco, pagavo ciò allora che è previsto dalla legge. Allora perché se n'è andato, scusi? Me ne sono andato perché ho ritenuto unico, peraltro, di tutte come le persone. Come Scajola, se n'è andato, lui da ministro, no, lei di no, casa. No, 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 ma vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone. Così. Lei è un bugiardo e un mascalzone. Beh, lo so che lei... Me lo ricordo, quasi, una meraviglia. Quasi sorridere oggi, perché a distanza di 9 anni, D'Alema e Sallusti, siamo a Ballarò, si parla del caso Scajola, ricorderete la casa al Colosseo, l'allora ministro dell'Interno accusato di finanziamento illecito, lui che aveva sempre sostenuto che l'acquisto di quella casa sarebbe avvenuto a sua insaputa, questa frase a sua insaputa poi è diventata un po' un simbolo anche di quei tempi, e qui Massimo D'Alema non usa mezzi termini nei confronti del direttore del giornale Sallusti, che gli ricorda il suo coinvolgimento in Affittopoli. Francesco, a distanza di 9 anni cosa è cambiato? Molto, moltissimo è cambiato, perché naturalmente oggi, a distanza rispetto ad allora, quindi a distanza di 9 anni, ci sono i social media, la rete, il web, dove gesti, parole inappropriate, offensive, discriminatorie trovano un'amplificazione, e quella rete, quel web e quei social media ormai sono un po' la nuova arena dove ogni eccesso sembra non trovare freno. Contro la violenza delle parole c'è un progetto che si chiama Parole Ostili, che già da qualche tempo ha lanciato il manifesto della comunicazione non ostile, una carta, Francesco, una carta che elenca 10 principi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in rete. È un progetto che è stato rilanciato qualche giorno fa alla Camera dei Deputati con un appello che è stato così diffuso sui social media sotto l'hashtag Cambio Stile, per un confronto elettorale basato sulle idee e non sulla violenza degli insulti. Perché Francesco, poi siamo alla vigilia di elezioni amministrative, soprattutto elezioni europee molto delicate, e naturalmente il linguaggio nelle prossime settimane potrebbe essere anche un ago della bilancia importante. Allora abbiamo chiesto a Tiziana Montalbano, che è la responsabile dei social media di questo progetto, che è anche un'associazione, se appunto viene avvertito il rischio di un crescendo di toni e parole violenti proprio in vista di questi appuntamenti elettorali. Ascoltiamo cosa ci ha detto. L'avvertiamo, sì, assolutamente, è un'ipotesi molto plausibile, anche perché lo scorso anno avevamo lanciato la stessa iniziativa in occasione proprio delle elezioni politiche del 4 marzo, e avevamo fatto per quell'occasione delle rilevazioni insieme ad Ipsos che misuravano l'ostilità percepita da parte degli elettori sui linguaggi ostili dei politici. E si era notato che con l'avvicinarsi alla data delle elezioni, l'ostilità percepita, che era creata da un mix di linguaggi ostili e percezione di subire tra virgolette fake news, aumentava vertiginosamente proprio con l'avvicinarsi della data delle elezioni. Eravamo arrivati a circa un 78% di ostilità percepita da parte degli elettori, quindi assolutamente sì, è proprio in quest'ottica che abbiamo voluto rilanciare il manifesto della comunicazione non ostile per la politica, e in qualche modo anche fare un appello ai politici. E l'appello era appunto quello di cambiare stile, cioè di riportare le conversazioni politiche sull'importanza e sul valore dei contenuti, e in qualche modo allontanarsi da quelli che sono i linguaggi violenti, i linguaggi ostili, i linguaggi provocatori e la disinformazione, le fake news. E abbiamo avuto nell'ultima tornata l'adesione da parte del sindaco di Milano Beppe Sala o della vicepresidente della Camera Mara Carfagna, ma insieme a loro
nell'arco di questo anno e mezzo abbiamo raccolto l'adesione di più di 250 parlamentari della passata e della nuova legislatura. La cosa, diciamo, che è un po' che ci preoccupa e che è stato anche alla base uno dei motivi per cui abbiamo organizzato e messo su il progetto Parole Ostili in generale, è proprio l'allontanarsi sempre di più dal reale obiettivo della politica, che è quello ovviamente di uno scontro fra avversari, per riportarlo invece sul piano proprio della lotta al nemico, quindi dell'annientamento al nemico, e questo produce in qualche modo condiziona anche l'aspetto dei linguaggi, per cui il linguaggio del dibattito politico, ma il linguaggio soprattutto sui social, che sappiamo essere ormai lo strumento comunicativo principe per le comunicazioni dei nostri politici di tutti gli schieramenti, è quello di creare ovviamente una condizione di tensione linguistica altissima, perché ovviamente un linguaggio molto più spinto, molto più forte, molto più crudo ha una capacità di attenzione, di attrarre attenzione, di far convergere all'interno di un tema, di un dibattito molte più persone rispetto ovviamente a uno stile più pacato, più come dire, non vorrei dire politicamente corretto perché sarebbe l'espressione sbagliata, ma in qualche modo più conciliante per i punti di vista di tutti. Si può ovviamente portare avanti le proprie idee con convinzione, ma allo stesso tempo si deve rispettare l'avversario politico. Ne abbiamo parlato a lungo oggi, Max, è proprio la giornata giusta, anche col senatore Astorre prima. È vero. Quindi è perfetto. Sì. Tra l'altro, Francesco, lo scorso anno Amnesty International esaminò il linguaggio dei politici italiani negli ultimi 23 giorni di campagna elettorale ed emerse che in media ogni ora si postava un messaggio sui social media di offesa, insulto o messaggio razzista. Autori di questi post sono stati 129 candidati, 77 dei quali poi eletti. Insomma, i timori in vista di elezioni europee particolarmente calde e importanti sono forti. Per concludere, Francesco, Richard Freeman, autorevole docente di psichiatria clinica alla Cornell University, ha scritto poco tempo fa un lungo articolo per spiegare cosa succede nella nostra testa quando qualcuno ci incita al sospetto e all'odio. Sappiamo, ha spiegato, che l'esposizione ripetuta a discorsi che incitano all'odio può aumentare i pregiudizi, e un'esposizione che può anche desensibilizzare le persone ad alcune aggressioni verbali, perché in un certo senso normalizza quello che di solito è considerato un comportamento socialmente condannabile. Insomma, Francesco, tutti i politici nelle prossime settimane, l'augurio è che si alimenti meno rabbia e paura, e il timore che l'alimentare rabbia e paura comporti sempre delle reazioni poco prevedibili. Buon italiano a tutti. Grazie Max, e l'invito naturalmente va a tutti, proprio a tutti, nessuno escluso.